Iniziato questo secondo incontro per gli Evergreen, stanno affrontando ora il Guten Free per Visconti. Ancora la giocata di Visconti sulla fascia sinistra, entra in mezzo all'area Appetiti, diventata portiere in occasione. Brava a respingere questa conclusione di Visconti, la partita riprende. C'è il gol che sblocca la partita, l'ha segnato Di Clavio. Boni sul terreno di gioco, intanto Visconti, palla riconquistata dalla Guten Free sulla destra, forse ancora Di Clavio, si torna, ma c'è il miracolo di Paoletti. Milani tira addosso all'avversario, la palla arriva in campo, possesso ancora per Guten Free, vediamo col mancino, se la sente di calciare, prende piano Squassina, poi la seconda, conclusione, finisce sotto al 7. Fermata da Fratini, riparte l'azione degli Evergreen, è un 3 contro 2, la palla è proprio per Fratini, può calciare di prima ma Boni aveva già intuito, ancora la palla che si impenna, Boni con le mani, alza la testa, prova a velocizzare per Di Clavio, la giocata numero 9, c'è l'attacco di Squassina ma Di Clavio rimane comunque in piedi, adesso l'opportunità per Appetiti che va dalla compagna, incredibilmente cicca il pallone. E c'è il gol, intanto che riapre la partita, ancora con Visconti. Ancora la vittoria del pallone, molto allenate, alcuni ragazzi in campo. Tofani, il contorno ancora di Milani. Ma su questa opportunità arriva il triplice fischio del direttore di gara, vincono la partita quindi la Guten Free.